conclusa la prima settimana di scuola in Basilicata, gli studenti e i docenti hanno ripreso regolarmente lezione in presenza dopo essersi nuovamente confrontati con i cambiamenti imposti dalle normative per contenere la pandemia da coronavirus. Green Pass e tamponi ormai sono entrati nel vocabolario del personale scolastico e non, e diverse ancora una volta sono le disposizioni che arrivano dall'alto per la scuola. Abbiamo chiesto al dirigente scolastico Maria Carmela Stigliano, dirigente del comprensivo 2 di Policoro e reggente dell'IS Pitagora sempre di Policoro, com'è stato questo nuovo avvio di anno scolastico, il terzo caratterizzato dal Covid. Un anno difficile e complesso, io mi sento di dire a nome dei miei colleghi, dei dirigenti tutti, ma anche delle famiglie, dell'utenza, degli alunni, per taluni versi forse questo avvio dell'anno scolastico è senza alcun dubbio ancora più difficile e complesso di quello degli anni precedenti, perché tanti, ovviamente troppi gli adempimenti, tanti e troppe le responsabilità che gravano sui dirigenti scolastici, ma non solo, che gravano proprio sul mondo della scuola e dell'istruzione in generale. Premesso che l'avvio dell'anno scolastico è difficile già in una situazione, diciamo, di normalità, se così vogliamo dire, perché le operazioni preliminari per il primo squillo della campanella, il primo giorno, sono tante e molteplici, a partire dalla formazione delle classi, dall'assegnazione dei docenti alle classi, dagli organici da vedere e rivedere, dai docenti che non tutti sono presenti dai primi giorni, e un insieme di problematiche connesse ai problemi logistici e organizzativi, soprattutto poi per chi dirige degli istituti con identità diverse, quindi parlo degli istituti comprensivi e dunque un bacino differenziato, infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, ma a maggior ragione le scuole secondarie di secondo grado, e quindi mi riferisco agli istituti tecnici professionali, ai licei, eccetera. Però andando al di là di queste operazioni, diciamo, che sono di prassi, cosa è cambiato quest'anno, ahimè, o meglio cosa si è aggiunto, o meglio ancora quanti adempimenti in più? Innanzitutto, prima di riaprire a scuola, naturalmente è stata nostra premura fare nostro il piano scuola 2020-21, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione. In base al piano scuola 2020-21, ogni istituzione scolastica ha dovuto necessariamente approntare un piano di rientro a scuola, ma un piano di rientro che sarebbe una pianificazione delle attività scolastiche tutte, che non riguarda naturalmente solo ed esclusivamente i docenti, gli alunni, ma anche le famiglie, l'intero bacino di utenza e tutti i rapporti anche con gli enti locali e con le problematiche annesse. Non sottovalutiamo degli spazi fisici e quindi dell'edilizia, ahimè, scolastica, che naturalmente lascia necessariamente a desiderare. Accanto al piano scuola, di per sé è necessario, conseguente, la regolamentazione sulle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del Covid, a partire da quello che è stato un argomento di grande discussione, di grande attualità, e lo è ancora oggi, cioè la verifica della certificazione verde, il controllo del famoso Green Pass. Bene, io intendo sottolineare la validità e la bontà del Green Pass, la necessità, l'opportunità della vaccinazione, perché questo è un modo per spronare tutto il personale scolastico alla vaccinazione, e naturalmente ci pone in una situazione anche di maggiore e migliore tranquillità da un lato, però dall'altro lato naturalmente questo ha significato per l'organizzazione della dirigenza e non solo un aggravio di altri adempimenti, quale naturalmente il controllo
dell'addetto annesso al Green Pass. Quindi siamo partiti. Siamo partiti il 13 settembre con il primo squillo della campanella, primo giorno di scuola. Grande entusiasmo da parte dei bambini più piccoli e meno piccoli, la voglia, il desiderio di tornare a scuola, il sorriso, seppur difficile da scorgere attraverso le mascherine, che ha unito un pochino tutti. Quindi c'è grande entusiasmo e grande fervore. Questo entusiasmo e fervore lo condivido appieno, perché fa parte anche del mio modo di intendere e di fare scuola. Quindi veramente benvenuti a noi tutti, bentornati a scuola. Nel pieno rispetto, così come ho ribadito in tutte le classi, con tutti gli alunni che ho avuto la possibilità, l'opportunità di incontrare, non solo con i docenti, delle norme di sicurezza basilari. Siamo partiti, sarà un anno, come dicevo agli inizi, difficile, complesso, sarà un ulteriore anno di prova, un banco di prova per noi tutti, quasi seduti all'ultimo banco, con l'auspicio di arrivare al primo banco, volendo utilizzare una metafora che ci possa mettere in una situazione di maggiore tranquillità emotiva, ma non solo, soprattutto in una situazione di salvaguardia della nostra salute. L'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II ha iniziato quest'anno scolastico con un monito. Abbiamo preso in prestito una frase famosa di una canzone veramente famosa che ha fatto un po' la storia, un cantautore della nostra Italia degli ultimi anni: sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua. E questo io voglio dire alle famiglie, all'utenza, alla collettività tutta. Sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua. Siamo ancora qua come scuola, come voglia di fare, di crescere insieme e di imparare. E aggiungo, sempre continuando la frase della canzone, con il cuore che batte più forte, perché noi continuiamo tutti noi a credere nel valore della scuola.